Ci siamo, eccoci qui in diretta con il nostro format BCE Board, naturalmente lo spazio dedicato alla riunione mensile della Banca Centrale Europea. Come sempre siamo con voi per seguire le attese, le aspettative, che poi sono quelle che abbiamo già riassunto e di cui abbiamo già parlato in questi giorni della settimana, proprio per l'attesa delle parole di Christine Lagarde e poi la conferenza stampa, anzi prima la lettura del comunicato che arriverà come sempre, ve lo ricordo, tra un quarto d'ora circa alle 13:45 e poi la conferenza stampa di Christine Lagarde a partire dalle 14:30 con tutti i movimenti di mercato. Naturalmente l'attesa è proprio per questo, per come Christine Lagarde si porrà di fronte ai mercati e soprattutto quali decisioni verranno prese. Intanto non sarò da sola, ma ci sarà con me Alexandra Georgieva. Alexandra, ben trovata. Buongiorno, grazie e buongiorno a tutti quelli che ci seguono. Naturalmente questa prima parte è sulle aspettative, poi Alexandra Georgieva sarà con voi in tempo reale per tradurre le parole di Christine Lagarde, avremo modo di capire che cosa succederà, che cosa ci si aspetta da questa riunione. Fondamentalmente la maggior parte degli analisti, almeno così ci sembra di aver capito, è per il wait and see, cioè aspettare di vedere effettivamente se la Banca Centrale Europea introdurrà alcune misure in più rispetto a quelle prese nella precedente riunione. Wait and see perché non ci si attende. Tende effettivamente alcuna presa di posizione così diversa rispetto alle politiche decise la volta precedente, quindi dovrebbero essere tutte confermate. Ricordiamo che il programma di acquisto di obbligazioni per lo scorso mese è stato palesemente gonfiato con ulteriori 500 miliardi di euro e un prolungamento della sua durata fino a marzo 2022. Marzo 2022 è un po', diciamo così, il periodo valutato tutto quest'anno e l'inizio dell'anno prossimo proprio per arginare quella che è la pandemia di coronavirus, che volente o nolente è stata prioritaria in tutti questi mesi ed è prioritaria anche per la Banca Centrale Europea. Ma perché sottolineo questo che pare come una cosa forse scontata? Perché in realtà la riunione di oggi della Banca Centrale Europea si potrebbe giocare tutto intorno alle parole che Christine Lagarde dirà a proposito dell'immediato futuro, per i lockdown che ancora sono presenti in Europa. Molti paesi naturalmente stanno ancora chiudendo le attività economiche per questa seconda, anzi quasi terza ondata. Perché dovremmo esserci di coronavirus che non si sa ancora come potrà essere arginata dalle novità che si sono inserite, ad esempio i vaccini, ancora non riusciamo a capire e quindi di conseguenza che cosa avrà previsto la Banca Centrale Europea. Preoccupano sicuramente le stime macroeconomiche proprio per gli effetti della durata prolungata del lockdown, ma soprattutto non sappiamo ancora quando le restrizioni avranno fine. Alexandra, queste sono un po' le attese. Non a caso oggi, poi do la parola anche per una riflessione Alexandra, le borse europee sono in ordine sparso proprio perché si attende la voce della numero uno della banca centrale. Giusto, guardate, questa è la schermata generale degli indici, lo possiamo vedere, il FTSE MIB resta ancorato alla parità ma poco sopra la parità, più 0,02 quanto guadagna in questo momento. Il CAC di Parigi, meno 0,26. Ieri Parigi, ricordiamo, ha confermato le restrizioni, per questo c'è attesa rispetto ai provvedimenti da prendere nel periodo di lockdown. Sta oscillando sulla parità, in realtà adesso è sotto, quindi in territorio negativo. L'IBEX di Madrid invece resta positivo, più 0,18, il DAX di Francoforte, quello che in questo momento fa meglio, 0,37 in guadagno. Insomma, l'attesa è soprattutto per Alexandra le stime più macroeconomiche, quelle che riguardano l'economia reale. Assolutamente sì, infatti le stime presentate precedentemente erano prese in considerazione ovviamente con il rilancio dell'economia che abbiamo visto durante l'estate per un, io direi, brevissimo periodo di tempo, perché poi in Italia credo era più o meno la fine di ottobre, inizio novembre, quando i nuovi semi-lockdown, chiamiamoli così, sono partiti, quindi sicuramente farà riferimento appunto alle stime macroeconomiche che potrebbero essere anche al ribasso, potrebbero essere riviste al ribasso, l'inflazione ovviamente sempre a livelli non soddisfacenti, ben sotto le stime della BCE. Intanto ricordiamo che oltre il PEP che hai menzionato tu proprio poco fa, che era rafforzato di 500 milioni di miliardi, Miliardi, scusate, sì. miliardi di euro, ammonta ad un totale di 1.850 in questo momento, sono state riviste anche il TLTRO, che ovviamente è stato ricalibrato con
un'estensione di 12 mesi fino a giugno 2022, il che vuol dire che automaticamente la BCE crede che prima dell'inizio, ma lo aveva proprio detto Lagarde nell'ultima conferenza stampa, del 2022, attenzione, perché le mie speranze, almeno le nostre speranze, erano per già 2021. Eh no. Ecco, lei aveva già detto che molto probabilmente almeno fino all'inizio di 2022 non ci sarà una normalità in pieno. Poi ricordiamo che Ursula von der Leyen ieri ha mandato un warning dei governi dicendo che bisogna accelerare il processo della vaccinazione all'interno dell'Unione Europea. Bisogna dire che però l'Italia sta facendo bene sotto questo punto di vista, perché l'Italia è prima a livello di vaccinazione all'interno dell'UE, soltanto la Gran Bretagna ha vaccinato, credo, quasi 2 milioni di cittadini. Quindi già vedendo l'estensione del TLTRO3 fino a giugno almeno 2022, possiamo capire che la BCE e il proprio staff di economisti non si aspetta una ripresa almeno fino a questo momento. Assolutamente, infatti potremmo riassumere così, poi cominciamo a parlare anche con i nostri ospiti, naturalmente, che saranno con noi. Aspettiamo anche i vostri messaggi, sono sempre validi i nostri contatti se volete fare delle domande mirate o dirci anche cosa vi aspettate da questa riunione della Banca Centrale Europea. Dicevo, l'Europa è sostanzialmente stretta tra la speranza della vaccinazione, come anche giustamente ha ricordato Alexandra, con alcuni paesi che hanno accelerato e si spera possano continuare in questo modo, perché siamo solo agli inizi, ma ancora con stretta, dicevo, la speranza della vaccinazione e la preoccupazione dei prolungati lockdown. Non a caso, insomma, il titolo principale che adesso vedete in sovrimpressione è questo: la BCE, la sfida dei lockdown prolungati, è il punto cruciale. Sicuramente la riunione, almeno ci si aspetta che la riunione della Banca Centrale Europea andrà a discutere anche dell'euro forte, che comunque desta e potrebbe destare delle preoccupazioni. A questo proposito, intanto io saluto Saverio Berlinzani, che è con noi per questa prima parte della diretta. Saverio, buongiorno, bentrovato. Ciao Manuela, buongiorno a tutti, buongiorno Alexandra. Buongiorno. Buongiorno, grazie per essere con noi. Allora, intanto ti chiedo in linea generale che cosa ti attendi dalla riunione della BCE, e poi io vado subito a recuperare il grafico dell'euro-dollaro, che comunque sarà un po' uno degli indicatori principali durante anche la conferenza stampa di Christine Lagarde, come sempre facciamo, così ci buttiamo subito su questo. Intanto il cambio è 1,2146, l'euro sta riguadagnando terreno nei confronti del dollaro, 0,34%, dicevo, preoccupazioni potrebbero arrivare dall'euro forte per il tema dell'inflazione, ma ci arriviamo gradualmente. Attese secondo te, Saverio, quali sono? Ma comincio col dire che secondo me la BCE lascerà tutto inalterato, si è già mossa, come ha detto bene Alexandra prima, aumentando di 500 miliardi il PEP, quindi la situazione secondo me è cristallizzata. Tra l'altro, a mio modo di vedere, c'è una situazione per cui in questo momento la BCE non può fare molto, e sono di fatto le dichiarazioni della Fed e della Bank of Canada, per esempio, o della BOJ. Le tre banche centrali hanno cominciato a parlare di inflazione, perché i dati che provengono dal Giappone, dal Canada e dagli Stati Uniti rispettivamente hanno mostrato un'inflazione in rialzo, soprattutto in Canada più 1,8 e negli Stati Uniti più 1,5. In Europa i dati sull'inflazione invece hanno mostrato ancora una certa incapacità di salire, quindi siamo in deflazione con un dato che su base annua, paragonato a quello degli Stati Uniti, cresce dello 0,3%, il che porta i tassi reali americani più bassi di quelli europei, perché se noi consideriamo che i tassi americani sono a 0,25 e togliamo un'inflazione che è intorno all'1,5%, ci rendiamo conto come i tassi reali siano negativi dell'1,25%, mentre sostanzialmente i tassi europei con l'inflazione a 0,2 sono a zero. Sì. Per cui questa è la ragione principale per la quale l'euro continua a essere comprato rispetto al dollaro, e per la quale molti si aspettano ancora un euro più forte. E quindi vedremo cosa dirà Lagarde. Sicuramente dovrebbe ampliare il quantitative easing per cercare di deprezzare l'euro, ma il mercato potrebbe considerarla una manovra che non avrà effetto, per una semplice ragione: la Federal Reserve in questo momento è in una situazione di difficoltà, e quindi la svalutazione del dollaro viene in aiuto, e l'Europa deve rassegnarsi o ad avere un euro forte, oppure non bastano le dichiarazioni di Lagarde per buttare giù la moneta unica.
Ok, ecco, poi ci torniamo. Ti chiedo solo questa cosa, visto che abbiamo citato nuovamente le stime, quelle che sono le stime macroeconomiche che farà inevitabilmente la Banca Centrale Europea, le proiezioni economiche più che altro. Restano valide quelle che sono state diffuse 5 settimane fa, cioè leggo, l'area dell'euro sarebbe cresciuta, così ci ha detto la Banca Centrale, del 3,9% nel 2021, del 4,2% nel 2022, del 2,1% nel 2023 dopo un crollo, perché questo è in pole position, del 7,3% lo scorso anno. Queste aspettative di una sorta di immobilismo che mi pare anche tu abbia, cioè immobilismo nel senso che non ti aspetti che la Banca Centrale Europea intervenga in maniera invasiva, svelano che probabilmente appunto le proiezioni e le previsioni economiche saranno ulteriormente al ribasso. L'hai già detto anche tu, però mi piacerebbe restare ancora su questo perché credo che sia il punto principale, almeno io e Alexandra sospettiamo che ci sia questo di base. Inevitabilmente le proiezioni saranno riviste al ribasso e la ragione è molto semplice. Al novembre-dicembre, quando sono state fatte, non c'era l'idea di un nuovo lockdown in Germania di queste proporzioni. La situazione della pandemia la sembrava più sotto controllo. In questo momento, chiaramente, la perdita di PIL che si registrerà per effetto di questi lockdown prolungati andrà a incidere sicuramente su queste proiezioni. Vedremo. Io onestamente penso che ci troviamo di fronte a una situazione difficile a livello globale, per cui i debiti pubblici che aumenteranno inevitabilmente per questi aiuti che sono evidentemente moneta che viene stampata dalla banca centrale e che dovrà rientrare più avanti, ci saranno sicuramente dei paesi che non riusciranno a fare fronte. E, parlo per esempio del nostro paese, per cui se dovessero tornare poi in autunno per qualche ragione i parametri di Maastricht attivi, noi rischiamo con il debito che è incrementato di 40 miliardi una ristrutturazione del debito. Quindi la situazione è delicata. Non per niente c'è qualche voce che parla di monetizzazione del debito, quindi un enorme azzardo morale che verrà prolungato però a livello globale da parte di tutte le banche centrali per cercare di risolvere il problema, soprattutto se la pandemia andrà avanti con questo ritmo e se il progresso nel vaccino, inteso come vaccinazione di massa, andrà a rilento. Esatto, ci sono ancora tantissime, Alexandra. Infatti, io avrei voluto appunto chiederti se ti disturba questa, tra virgolette, trappola di liquidità e soprattutto la dipendenza che stanno sviluppando non solo i mercati nei confronti delle banche centrali, ma a questo punto anche i governi nazionali, perché nonostante le problematiche, soprattutto del rapporto debito-PIL dell'Italia, ecco, i rendimenti dei BTP rimangono, come dire, quasi vicini ai minimi storici, il che vuol dire che sicuramente tutti puntano sul lavoro e sugli acquisti della BCE. Ti disturba questa dipendenza sempre più importante che si sta sviluppando? Beh, sicuramente è una dipendenza crescente, non possiamo certo negare il fatto che siamo di fronte ad una situazione di trappola della liquidità, come hai ben detto tu, evidente, tanto è vero che le banche centrali chiedono aiuto ai governi per sostegni fiscali e questo significa che la politica monetaria sta facendo fatica a dare dei risultati poi all'economia reale attraverso la trasmissione di questa forward guidance. Quindi la situazione è complicata. Io credo che però anche una monetizzazione del debito non andrà a demolire la fiducia verso le banche centrali e la ragione è che questa eventuale monetizzazione del debito la faranno tutti e se la faranno tutti è chiaro che nessuno andrà contro le banche centrali e quindi è chiaro che il mercato bene o male terrà, però il rischio c'è, il rischio sui mercati azionari nel momento in cui dovessero cominciare un tapering nel secondo semestre dell'anno. Paesi come Canada, Stati Uniti, dove l'inflazione è più brillante, ecco, un tapering cosa vorrà dire? Vorrà dire drenare liquidità dai mercati azionari e quindi le conseguenze potrebbero essere significative. Dobbiamo stare attenti e capire quello che sarà l'evoluzione del mercato giorno per giorno da qui al secondo semestre. Ecco, l'evoluzione del mercato, Saverio, intanto a breve potrebbe uscire il Ecco, è comunicato. già uscito, È però uscito, solo perfetto, un dopo secondo. torniamo. Già intanto sto vedendo che ovviamente i tassi di interesse sono invariati allo 0, 0,25 e 0,5.
Poi abbiamo il PEP invariato, questo ovviamente è la prima lettura del comunicato stampa in inglese, il target di inflazione rimane vicino ma sotto il 2%, il PEP rimane a 1.850 miliardi di euro, quindi qua non è ritoccato, beh anche direi giustamente perché già si tratta di una Infatti. somma molto importante. Per quanto concerne il PA, o in inglese ovviamente il programma APP, ovvero gli acquisti, il ritmo mensile rimane di 20 miliardi di euro. Adesso con una lettura un po' più approfondita vi dico subito i dettagli, però intanto confermo che i tassi rimangono invariati, il PEP rimane invariato, l'APP rimane invariato. Guardo velocemente i tempi del TLTRO, però molto probabilmente Assolutamente, sono sì. quelli che erano previsti. Adesso leggiamo bene il comunicato che è appena stato pubblicato, quindi abbiamo dato in presa diretta sostanzialmente Saverio le notizie che avevamo anticipato. La parola chiave è invariato, cioè rimane il programma che era già stato ovviamente rimodulato ad hoc proprio per la pandemia il mese scorso e che la BCE porterà avanti. Ecco, questo è. Credo fosse scontato, del resto l'inflazione non è variata, i dati macro sono tutti usciti in linea con le attese, quindi voglio dire, Lagarde in questo senso è coerente, la BCE è coerente, il mercato ha mostrato segni di rallentamento leggero diciamo, dall'ultima arrivazione della BCE, per cui non era necessario ampliare la base monetaria in questo momento, sarebbe assolutamente inutile. Gli effetti sull'euro mi sembrano poco significativi per Infatti il momento, guardiamolo, sì, sicuramente. bravissimo. No, infatti al momento siamo 1,21, insomma, poi lo vedremo quando parlerà Lagarde. Ecco, vai, vai, Saverio, magari possiamo dire qualcosa di più dell'euro-dollaro che stiamo vedendo graficamente sul daily. Ma di breve periodo c'è questo livello a 1,2150-60, poi sostenuto da 1,2170. Dovessimo rompere 1,2170, secondo me si sale tranquillamente fino a 22,20-22,40, che è l'area chiave. Se terrà quell'area lì potremmo rifare un altro swing ribassista e quindi una fase di distribuzione a massimi decrescenti, con il primo massimo visto a 23,50 e il secondo massimo eventualmente visto in area 1,2260-2,270. Se invece dovesse rompere, dovessimo andare ad attaccare l'area di 1,2350-60, beh allora 1,25,5 è alle porte. E considerato il fatto che anche la sterlina ha rotto il precedente massimo, quindi sembra anticipare l'euro, potrebbe essere anche il caso che l'euro vada a rompere al rialzo e quindi vada ad accelerare ulteriormente. Ecco, Saverio, un tema che poi porteremo avanti anche nella prossima mezz'ora con gli altri ospiti, più da un punto di vista macro, è quello che peraltro tu hai già involontariamente, nel senso che non sapevi che ti avremmo, perché poi anche Alexandra mi piacerebbe intervenire su questo perché ne abbiamo discusso anch'io e lei fuori onda, appunto non sapevi che io e Alexandra te l'avremmo chiesto, però tu l'hai messo appunto sul tavolo perché credo che sia centrale. Si parlava dell'andamento dei mercati e tu hai detto una frase che mi ha colpito: nessuno andrà contro le banche centrali, no? Un po' che va a delineare questa sorta di dipendenza che ormai il mercato ha nei confronti delle banche centrali. Non è qualcosa che è esploso nell'ultimo anno con la pandemia da coronavirus, c'era già, cioè quante volte appunto abbiamo usato l'espressione i mercati sono drogati dall'intervento delle banche centrali. È altrettanto chiaro che però con lo stato emergenziale, quindi con il coronavirus, questa evidenza si è fatta ancora più è diventata ancora più importante, no? E quindi sarà ancora più difficile secondo te, proprio alla luce dell'oscurità del futuro, dell'immediato futuro, andare a verificare e a prevedere in qualche modo l'andamento dei mercati, visto che comunque le banche centrali sono sempre le padrone, insomma, della situazione in questo momento? Allora, è difficilissimo in questo momento pensare di andare contro le banche centrali, a parte le somme che ci vorrebbero per cercare di buttare giù i mercati. Se i mercati continuano ad avere liquidità, devi solo seguire il flusso, c'è ben poco da fare. Il problema sarà quando dovessero esserci delle divergenze tra le decisioni delle banche centrali. Allora, in quel momento, gli investitori dovranno cominciare a fare delle differenziazioni, quindi scegliere un'asset allocation diversificata tra varie aree. Oggi è tutto uguale, oggi tutte le banche centrali sono in QE, oggi tutte le banche centrali inondano di liquidità i mercati, oggi tutte le banche centrali cercano e chiedono ai governi stimoli fiscali, per cui siamo tutti nella stessa direzione e tutti sulla stessa barca, bisogna andare in quella direzione. Oggi andare a giocare controvento, come si suol dire, diventa faticoso, per cui è evidente che bisogna cercare di seguirle e non andargli contro. Quando dovessero esserci le diversificazioni, allora lì ci saranno i veri investitori che decideranno magari di scegliere Stati Uniti piuttosto che Europa, piuttosto che Giappone, piuttosto che Australia, piuttosto che mercati emergenti. Per
E lì sarà la diversificazione, creerà scompiglio e creerà altissima volatilità. Ma questo succederà quando alcune banche centrali faranno tapering, alzeranno i tassi, quindi quando l'inflazione salirà in alcuni paesi e non in altri paesi, sempre sperando che non si entri in stagflazione, perché la stagnazione con la pandemia prolungata creerebbe ulteriori problemi e quella volta, probabilmente in questo caso sarebbe veramente una situazione molto difficile. Che poi, così do la parola ad Alexandra, con una battuta potrei dire che bisogna in realtà capire chi segue chi, no? Perché tu dici, Saverio, i mercati devono, cioè, seguono per forza la BCE, ma forse per un meccanismo che si accartoccia anche la BCE che segue i mercati. Infatti i mercati anticipano sempre, scontano sempre le decisioni delle banche centrali in questo momento che sono tutte accomunate, no? Da insomma, interventi di sostegno proprio all'economia, questo lo sappiamo ed è per questo che i mercati, nonostante le notizie negative a livello macroeconomico, continuano comunque a viaggiare su binari positivi. Ecco, quindi bisognerebbe capire chi segue chi, cioè se arriva prima l'uovo o prima la gallina. Allora, non so se Saverio vuole rispondere a questo, poi passo la parola ad Sì, Alexandra. io credo che i mercati scontino perché in questo momento è banale ed è prevedibile ciò che fanno le banche centrali, perché sono tutte indirizzate alla stessa parte, ma attenzione nel momento in cui le banche centrali cambiano orientamento, E perché lì appunto, chi appunto. sarà più veloce a muoversi nella direzione giusta, per effetto del trascinamento anche delle notizie della globalizzazione, anticiperà i tempi e gli altri cominceranno a correre dietro. Assolutamente, Alexandra. Ecco, io volevo semplicemente ribadire i dettagli del comunicato Esatto. stampa che ho avuto modo di vedere un po' più approfondito. Intanto vorrei ecco, sottolineare la frase di apertura del comunicato stampa estremamente accomodante, ovvero il Consiglio direttivo ha deciso di riconfermare l'orientamento molto accomodante della sua politica monetaria, il che era comunque molto atteso. Come ho già detto, i tassi rimangono ovviamente invariati. Tassi di rifinanziamento marginale sui depositi presso la banca centrale rimarranno invariati rispettivamente allo 0, allo 0,25 e al meno 0,5. Poi il target di inflazione, come detto, l'inflazione è il grande, possiamo dirlo, il mal di testa proprio Certo. di tutte le banche centrali, non solo quella, non solo la BCE ovviamente, Il ma grattacapo, bisogna il mal dire di anche la testa. Fed, esatto. E poi si riconferma il PEP che era stato già rafforzato la scorsa volta a 1.850 miliardi di euro e giusto un dettaglio, il Consiglio direttivo continuerà a reinvestire il capitale rimborsato sui titoli in scadenza nel quadro del PEP almeno sino alla fine del 2023. In terzo luogo, gli acquisti netti nell'ambito del programma di acquisto di attività, ovvero l'APP o PA in italiano, proseguiranno a un ritmo mensile di 20 miliardi di euro. Qua anche tutto insomma, invariato, lasciato così come era, però già ritoccato la scorsa volta a livello di timing, non di quantità. Infine, il Consiglio direttivo continuerà a fornire abbondante liquidità attraverso le sue operazioni di rifinanziamento, in particolare la terza serie di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine. Mi riferisco sempre a TLTRO 3. Resta per le banche una fonte di finanziamento interessante a sostegno del credito bancario alle imprese e alle famiglie. Ovviamente questo è il comunicato stampa, poi vedremo che cosa ci dirà la Lagarde. Le persone spesso sono, non le persone ovviamente, i trader e gli investitori sono sempre spesso delusi del suo linguaggio, non magari Per dei come si programmi che pone, stanno certo. lanciando, però ecco, secondo me un punto abbastanza interessante è se ovviamente questi programmi, soprattutto il TLTRO 3, aiuta tanto le banche, ma secondo te, Saverio, ci sono i presupposti per far tornare il pagamento, la distribuzione dei dividendi? Perché abbiamo sentito intese in particolar modo una banca che sta facendo un'ottima performance e ecco, lamentarsi da questo punto che tuttora non è permesso in pieno. Ecco il ritorno dei dividendi. Guarda, io non sono un esperto di mercati azionari, come voi sapete, io mi occupo di Forex. Onestamente, non conosco la ragione per la quale sono sospesi i dividendi in questo momento, per cui non me la sento di giudicare e di dare giudizi su questo tema. Penso che i mercati azionari continuino a salire perché c'è benzina e perché c'è ancora.
sostanzialmente evidentemente necessità di sostenere anche le aziende in difficoltà in questo momento di grande pandemia. Sulla questione di dividendi onestamente non ne so molto, per cui occupandomi solo di mercati valutari e vado nel dettaglio, evito di fare commenti Certo, ulteriori. peraltro, no scusami Alexandra, volevi forse dire qualcosa tu? No, 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 prego, Perché prego. stavo guardando la situazione dell'Europa, Sotto la parità. è sotto la parità, esatto, quindi evidentemente c'è davvero attesa per le parole di Lagarde, perché abbiamo scoperto con il comunicato che è stato tutto confermato, quindi che il sostegno all'economia, ma ripeto e ripetiamo, era abbastanza scontato, proseguirà, però il mercato evidentemente sta aspettando anche di capire come Christine Lagarde, no? Quale sarà Sì, ecco, l'atteggiamento infatti di sarebbe Christine stato Lagarde. anche carino capire perché, secondo te, Saverio, ecco, i trader e gli investitori sono spesso delusi del linguaggio, di Lagarde, che cosa è che non riesce, come dire, a convincerli, a sentirsi, tranquilli, come faceva Draghi con il suo famoso whatever it takes, perché per la verità i programmi che ha lanciato Lagarde e il suo board, ovviamente, perché lei non è da sola a prendere le decisioni, sono state abbastanza generose sinora. Ma allora io penso una cosa, per ora direi che l'andamento dei mercati stamattina, adesso si torna magari un po' indietro, ma è stato un tipico esempio di buy or rumor sell on news, quindi il mercato aveva comprato titoli e indici prima della decisione, sulla decisione c'è un po' di presa di beneficio. Questa mi sembra la prima analisi che si possa fare sul mercato a breve. Secondariamente, per quel che riguarda Lagarde, credo che sia meno empatica di Draghi. Il carisma che aveva Draghi era unico e quindi i mercati gli davano più fiducia. Peraltro Lagarde non è un banchiere centrale, ma veniva dal Fondo Monetario, quindi in una situazione anche personale differente. Io credo che però ad oggi Lagarde si sia comportata in linea con le attese e in maniera molto coerente. Quindi non è che voglio difendere la spada tratta, però mi sembra che anche nei confronti dell'euro sia stata molto cauta. Non abbia fatto delle grandi sparate in linea con quella che era la tendenza di una BCE neutra, responsabile, che ha sempre comunque si è sempre comportata in maniera coerente nelle dichiarazioni, per esempio rispetto alla moneta unica. Quindi onestamente io non me la sento di non mi sento di criticarla, stanno facendo il massimo anche a livello di come dire, quantitative easing. Il problema è l'Europa come costruzione, io lo dico sempre, paesi diversi, in contesti diversi, che hanno una pandemia in questo momento diversa, che rispondono alla pandemia in modo diverso. È Sì. chiaro che qualche paese rimane indietro e qualcuno rimane avanti. La BCE deve districarsi in mezzo a tutte queste difficoltà e a queste diversità. Questo è il problema, ma questo è il peccato originale. Non possiamo certo tornare al 1998 e tornare alla lira. Ecco, No, no, questo no, sembra un certo. paese. Diciamo che Sono scettico, però mi rendo conto che ad oggi tornare indietro sarebbe quasi impossibile. no, è certo. Diciamo che è il progetto originario che poi non è stato rispettato, ma perché i paesi non sono mai riusciti a amalgamarsi e probabilmente però, Saverio, sono temi che si riprenderanno una volta passata l'epidemia. Si sa mai che proprio dopo le emergenze, no, si possono anche sistemare questioni in pending. Allora, Saverio, peraltro, mentre tu parlavi, no, del perché secondo te i trader, gli investitori più di tanto non si affidino a Christine Lagarde, mi sono segnata, non è che proprio non le hanno mai perdonato il primo scivolone che ha fatto, quello sullo spread, forse è rimasta, la sua immagine è rimasta legata, la sua immagine ovviamente da numero uno della Banca Centrale Europea, a quello che aveva, ricordiamo, no? Aveva fatto poi crollare il mercato per un po', poi dopo la situazione era rientrata, chissà, ci possono essere tante motivazioni insieme. Saverio, grazie per essere stato con noi, ci sentiamo presto sulle fonti TV e buona conferenza stampa di Christine Lagarde. È stato un piacere, ci vediamo Grazie, presto. grazie. Allora, restate con noi, pubblicità, torniamo con altri ospiti, poi ricordiamo dalle 14:30 la lettura, anzi, seguiremo la conferenza stampa di Christine Lagarde. Tra poco ribadiremo le cose principali, vi aspettiamo qua.